Forse non lo è mai stato, ma mi pare che ultimamente i politici che fanno quello che hanno promesso in campagna elettorale siano da combattere nel modo più assoluto. Certo, Presidente, che la coerenza in un mondo, quello politico, dove la coerenza è merce rara, probabilmente non va assolutamente bene. Ed è qui che il governatore della Lombardia, portando a compimento quello che aveva promesso in campagna elettorale, ha dal 1° febbraio in Lombardia ridotto i ticket sanitari. Sulle visite di esami, che potevano costare anche 30 euro, li ha portati a 15 euro, e stiamo parlando di esami molto importanti come la TAC, l'ecografia e le risonanze. E il governo cosa fa? Si mette di traverso e costringerà con tutta probabilità la regione a sospendere la riduzione di questi ticket. Sono 230.000 le prestazioni e visite mediche di cui stiamo parlando, e è circa 1,5 milioni di lombardi che in un anno avrebbero beneficiato della misura. Senza ricordare le attenzioni che ha avuto la Regione Lombardia sulla sanità, ricordo che il 70% delle ricette era già esente dal super ticket. E mi chiedo, signor Presidente, se non sia mai possibile una cosa di questo tipo, un atteggiamento forte da parte del governo che mette in condizione una regione di dover rivedere una propria decisione. Forse dovremmo ricordare a questo governo che il 4 dicembre il referendum l'hanno perso e che le competenze che riguardano la sanità sono rimaste in capo sempre alla regione. Nonostante gli schiaffi che la Lombardia e le regioni in generale hanno preso da questi 3 o 4 governi che si sono succeduti, è riuscita ad abbassare comunque le tasse, perché di questo stiamo parlando, e sono certamente dei provvedimenti che ricadevano sulla vita dei cittadini lombardi in modo diretto. E a questo punto ci chiediamo se ben fa la Regione Lombardia a far ricorso davanti alla Corte Costituzionale per tutelare gli interessi dei cittadini lombardi. Forse la questione dell'autonomia della Lombardia mai come in questo momento ritorna ad essere uno degli atteggiamenti politici più importanti che anche il Movimento della Lega ha portato avanti in questo periodo. Grazie.